serio, eh? Dopo diversi anni in cui di questa cosa abbiamo parlato, abbiamo fatto dei convegni, stava al primo posto tra le infrastrutture all'interno del nostro programma di legislatura. Oggi mettiamo sostanzialmente la prima pietra. Poi sappiamo che in questo caso diamo il via a un cantiere limitato, perché la fermata per l'ospedale sul binario unico non consente un servizio frequente come invece sarà possibile tra qualche anno, ma è già, ripeto, una cosa concreta. È il primo passo rispetto alla prospettiva di raddoppiare la linea ferroviaria da Ponte San Pietro a Bergamo e da Bergamo a Montello e quindi di creare quell'asse est-ovest che consentirà a molte migliaia di cittadini ogni giorno di poter evitare di prendere la loro automobile, evitare di infilarsi nel traffico, nelle code per arrivare in città. Questo cambierà davvero, credo, la vita di molte persone. Questo non vale per la sola fermata dell'ospedale, come capite, però mi sembra importante che la politica si sia verticalmente integrato intorno ad un obiettivo che abbiamo convenuto essere quello prioritario, insieme all'estensione della linea ferroviaria fino all'aeroporto di Orio, che come sapete sta facendo un identico cammino, ugualmente concreto. Adesso Italferr sta lavorando sul progetto preliminare, però già anche in quel caso ci sono le risorse allocate, in quel caso 102 milioni, in questo caso circa una settantina. L'altra cosa interessante per la città è che quest'opera consentirà di eliminare ben tre passaggi a livello. Anche qui ci vorrà un pochino di tempo. Nel 2019 avremo finito il sottopasso che eliminerà il passaggio a livello di via Martin Luther King e l'anno dopo avremo finalmente il sottopasso di Boccaleone, che per i bergamaschi e soprattutto per chi vive in quella zona della città è tanta roba. Quindi la bretella che passa dietro la fiera e consente di collegarsi direttamente a via Borgo Palazzo. E infine anche il superamento del passaggio a livello di via Moroni. Sono tre nodi della viabilità della città, tre strozzature obiettivamente, che avremo la possibilità di superare. Oggi diamo valore ad un aspetto più simbolico che è la fermata dell'ospedale, ospedale dove pure, ricordo, da metà gennaio arriveranno ogni giorno i pullman, le linee elettriche, la linea elettrica nuova, la linea C, da cui partirà ogni 7 minuti e mezzo un mezzo indirizzato alla città. Quindi diciamo che il raccordo città-ospedale, un po' con il treno, e presto con la linea elettrica sarà assolutamente più efficiente di oggi.